elaborarla, quindi è una roba importante. E vicino c'è una delle più grosse banche italiane. E io, quando sono sul tram, che va alle 18:30-19, non quando i metalmeccanici, quelli che non fanno tutto, è già finito di lavorare da qualche ora, e si prendono il tempo libero per portare in comunicazione il figlio alle giostre, parlavano di uno, un bel momento, io di fianco, tra l'altro vestito da metalmeccanico, quindi si vedeva chiaramente qual era il mio stato sociale. Diceva un altro, che fortuna non lavorare in fabbrica con gli orari blindati. Io vedo adesso, ho parlato con il mio capo, reparto, o settore, non so, alle 18:30 mi è concesso di andare via, se però per favore gli finisco questo lavoro con il computer a casa. Vedi come conquisti il tempo libero. E mi volete dire, ma brutta bestia, ma se stai lavorando, ti faccio il tempo libero già. Non ci siamo dimenticati della battaglia sulle
ammettiamo e diciamo ogni momento. Io cerco di fare un ragionamento, poi magari sono fuori dal mondo perché non essendo connesso 24 ore su 24, non ci arrivo. Infatti i ragazzi di Milano mi dicono di comprare un cellulare con cui posso fare WhatsApp, perché non riesco mai a raggiungermi, no? Sono l'unico, il cavernico del gruppo. Dico, ma anche alle imprese, dico, come viene avere gente con 42-43 anni di lavoro, che ha mal di schiena, che ha mal di gancia, che ha dei problemi, demotivata, svogliata, che ogni poco sta a casa perché non ce la fa. Qui bisognerebbe fare una battaglia comune a dire, cara legge Fornero, hai fatto una cazzata, no? Hai fatto una cazzata, ma le persone facendo studiare le maniere e anche i mezzi di pagare le persone che lavorano non ce la fanno più. Qui è il cambio culturale, cambio culturale. Non dimenticate, noi faremo la nostra parte, spero. Lo so che la più una scomparte da poco, ma almeno abbiamo fatto più gli altri. Ci abbiamo provato, ci dobbiamo provare, perché questi lavoratori qui, credete, io ho quasi 38 anni di servizio, scusatemi, ho finito, c'ero pieno le palle, e mi tocca lavorare ancora 7 anni. Le motivazioni ci sono, perché devi andare, hai una famiglia, hai figli da crescere, però arrivi stanco, la schiena comincia a ottimare, la mattina fai fatica a alzarsi. Luglio, dico al compagno di Lecce, anche a Milano io le settimane sono 40 gradi le fanno. Poi loro hanno il mare, vanno alle mattine del Sorrento, noi abbiamo di bruscare perché di là. Va a finire malissimo. Vi ringrazio.